Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. In questi giorni non solo nella nostra città, ma un po' in tutto il Piemonte, si discute di un argomento piuttosto caldo e spinoso e molto importante, molto serio. Il tema è quello della limitazione imposta per legge dalla Regione Piemonte all'esercizio delle attività legate alle cosiddette macchinette mangiasoldi, cioè alle slot machine, alle videolottere, tutte queste apparecchiature che come dire, rendono possibile un po' dovunque il gioco d'azzardo. La Regione Piemonte già nel 2016 aveva predisposto una legge che mette forti limiti alla dislocazione di queste macchinette nelle strutture che non sono proprie, cioè quindi nei bar, nelle tabaccherie, in altre strutture di questo tipo, limitandole un po' ai locali, diciamo così, ad uso proprio, quindi appunto alle sale giochi, alle sale slot e via discorrendo. Di fatto, lo abbiamo raccontato ieri sul nostro giornale, con l'entrata in vigore di questa normativa che appunto è scattata ieri, lunedì 20 novembre, si riduce in una città come la nostra di circa l'80%, forse anche qualcosa di più, il numero delle macchinette disponibili. Il tema è spinoso, il tema genera dibattito, perché si contrappongono, come sempre in questi tipi di casi, due posizioni tutte rispettabili. Una, quella legittima degli imprenditori che su questo tipo di attività hanno investito, dall'altra il buon senso comune che dice che questo tipo di cose, di attività che possono generare anche dipendenza, una vera e propria malattia, la ludopatia, sono da limitare il più possibile. Ecco, due posizioni una di fronte all'altra. Certo, entrambe legittime, ma noi ci permettiamo di dire che in questi casi è davvero questione di scelte tra chi pensa a una forma di guadagno che può derivare anche da un'attività come questa e tra chi invece ha a cuore la salute e il benessere dei cittadini. Beh, noi ci schieriamo da questa seconda parte, quindi ben venga la normativa della Regione Piemonte. Arrivederci a domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.